Il gioco ha lo scopo di intrattenere e allo stesso tempo stimolare lo sviluppo delle capacità dell'individuo. Quando condiviso, diventa inoltre uno strumento di crescita e conoscenza reciproca. E nel caso del videogioco, l'unica cosa che cambia è il tipo di mezzo tramite cui usufruiamo di tutte queste funzioni. Ma un videogioco può essere qualcosa di più? Può essere qualcosa di affascinante da osservare, a volte per comprenderlo, altre volte solo perché ci ha lasciati stupiti? Per rispondere a questa domanda ci basta guardare ad Horizon Zero Dawn, un prodotto audiovisivo interattivo che supera il limite del puro intrattenimento per diventare un ricettacolo artistico fuori misura. Horizon Zero Dawn non è un'opera d'arte, è arte che continua a creare se stessa infinitamente. La longevità del prodotto non è eccelsa e durante le cutscene a volte ci sono piccole sbavature, ma cos'altro possiamo imputare a questa opera viva? Gameplay eccellente, divertente ed estremamente soddisfacente, soprattutto se giocato all'ultima difficoltà, che restituisce un'esperienza ancora più immersiva ed emozionante. La storia è intrigante, interessante, con dei momenti commoventi persino tra le missioni secondarie. E per finire un comparto grafico sbalorditivo, che non sembra possibile ed è accompagnato da un ottimo audio. Horizon Zero Dawn è una delle cose più belle che l'uomo abbia mai concepito e che mai potrà vedere. E se non ci credete, vi basterà seguire alcuni dei miei gameplay, in cui mostrerò questo magnifico prodotto nel pieno della sua dignità. Per l'utente meno attento e predisposto a soffermarsi di fronte allo spettacolo artistico costituito dal prodotto, Horizon Zero Dawn potrebbe anche essere un videogioco da solo 8 o 8,5. Per tutti gli altri, beh, credo di essere già stato abbastanza esaustivo, ma per sicurezza vi spiegherò ulteriormente. Horizon Zero Dawn non è un semplice GDR, non è un semplice open world, è qualcosa di più, qualcosa che non si è mai visto nel mondo dei videogames, o almeno non a questi livelli, e solo un cieco o uno stolto si priverebbe della possibilità di vivere questa esperienza pur avendone la possibilità. Voto finale 9,5.